Eccoci e bentornati sul mio canale, nuovo video informativo e giornaliero sul mondo di Call of Duty. Buongiorno ragazzi, come sempre, prima di iniziare lasciate un bel mi piace per supportare il TG Code. Vi ricordo di passare nei primi tre link in descrizione dove troverete la mia collaborazione con eba.com, dove troverete una marea di sconti incredibile. Ad esempio oggi esce Resident Evil 4, quindi lo troverete a prezzi assurdi. Troverete tantissimi videogiochi in offerta, ad esempio troverete addirittura, guardate, Modern Warfare usato per Xbox One a 6 € più 4 € di spedizione, tantissimi contenuti per il Game Pass di Xbox, nuovi giochi, contenuti aggiuntivi per MW2, gift card, ma anche le PSN card, tipo ad esempio quelle da 100 € del PlayStation Store le pagate 85, quindi però avete 100 € di credito, quelle di Xbox gift card da 25 le pagate 21. Quindi mi raccomando, passate dai link in descrizione, i primi. Inoltre vi ricordo che a brevissimo torneremo a fare un bel po' di live in vostra compagnia, quindi iscrivetevi, vi lascio il link al commento di kick.com, fatemi un account al volo e iscrivetevi. Mi raccomando, dovrei e spero di fare una live in questi giorni come test, poi a 100 facciamo la prima e vera live in vostra compagnia. Oggi ragazzi parliamo di una notizia veramente molto importante che ha scosso il web, soprattutto nel mondo di Call of Duty. La notizia è arrivata in questi giorni, 2 giorni fa. Fortnite ha annunciato una notizia della Madonna, una notizia incredibile. Introduzione: è stato introdotto l'Unreal Editor di Fortnite disponibile su PC. Quindi l'Unreal Editor è stato ufficialmente lanciato come add-on di Fortnite ed è totalmente gratuito da installare e giocare su PC. La cosa molto interessante è che alcuni screenshot pubblicati dalla stessa Epic Games, appunto l'Unreal è di sua proprietà e importantissima collaborazione appunto con Fortnite per la creazione di mappe personalizzate con una grafica della Madonna, l'Epic Games intende far guadagnare i propri creator dei soldi per far coinvolgere poi i giocatori nell'andare a appunto a giocare le creazioni personalizzate. Adesso vi faccio vedere delle cose veramente incredibili, e la cosa che continua sempre più a sorprendermi è che Fortnite riesce sempre ad alzare l'asticella rispetto a qualsiasi altro Battle Royale. Vi faccio vedere come è potente questa creativa 2.0 di Fortnite con l'Unreal Editor. Guardate qua questa mappa, questo mini video pubblicato appunto da Courage e JD, che ha provato appunto questa mappa creativa, una mappa dove sono stati introdotti degli elementi della famosa mappa Rust di COD, con appunto con l'Unreal Editor. Guardate che grafica della Madonna, il dettaglio, e guardate quindi le potenzialità che ha questa nuova funzione introdotta appunto da Fortnite. Vi faccio vedere una cosa ancora più incredibile, arrivata ieri sera. Sono riusciti già a creare in una veramente in una definizione della Madonna sia la mappa Rust sia la mappa Shipment, appunto con questo nuovo editor. Vi faccio vedere questo video che ha veramente dell'incredibile, una grafica dettagliatissima. Guardate Rust quanto cavolo è bella appunto con questa nuova definizione. Quindi vi stavo dicendo, anche se Fortnite comunque ha diversi anni sul groppone, continua sempre di più ragazzi ad alzare appunto l'asticella e ad insegnare rispetto a tutti gli altri. La cosa è veramente incredibile. Guardate Shipment anche ricreata direttamente all'interno di questo editor per PC. Quindi il futuro del titolo, a mio avviso, diventa sempre più interessante, mentre Warzone sappiamo quello che sta accadendo, e soprattutto con la di questa creativa 2.0 tantissimi esponenti del mondo di Call of Duty si sono letteralmente innervositi, agitati, dicendo: guardate come Fortnite riesce sempre a fare qualcosa di nuovo, qualcosa di innovativo, qualcosa sempre con funzioni sempre più avanzate, mentre Warzone stiamo ancora aspettando novità e soprattutto sistemazioni dal day one. Ma andiamo a vedere nel merito questa notizia che vi sto per riportare, perché, come vi stavo dicendo, sono arrivate dure critiche dopo gli annunci della concorrenza, perché in queste ore non soltanto è arrivato l'annuncio della modalità creativa 2.0 con la Unreal Editor appunto da parte di Epic Games, ma addirittura la Valve ha annunciato il sequel di Counter Strike, quindi un altro dei titoli veramente molto importanti in questo mondo
appunto degli FPS. Ma vediamo, ho preso tre importanti esponenti del mondo di COD per portarvi interessanti dichiarazioni. Innanzitutto Isaac ha dichiarato: Warzone 2, modifica orribile al gameplay di base, movimento lento, intelligenza artificiale, il time to kill veramente troppo veloce e rimosse innumerevoli funzionalità legate alla qualità della vita. Counter-Strike 2, elevato in ogni aspetto, utilità server, mappa, illuminazione, pur rimanendo fedele al gioco amato dalle persone. È così che fai un sequel. La più grande caratteristica di Warzone 2 era la mancanza di concorrenza, ma con Fortnite creativa 2.0 e CS2 all'orizzonte, quei giorni sono finiti. Warzone farebbe meglio a mettere le loro cazzate, quindi a sistemare appunto le problematiche velocemente. Adoro questo gioco, ma poca pazienza dopo quello che hanno fatto con Warzone 2. Vediamo invece il portale Charlie Intel, uno dei più importanti, se non il più importante, appunto portale del mondo di Call of Duty. Counter-Strike 2, Fortnite, una nuova modalità creativa, e stiamo solo aspettando che le funzionalità di Warzone 1 vengano rimosse su Warzone 2. Quindi dichiarazione al pepe invece da Charlie Intel, comunque belle frecciatine che arrivano appunto su Warzone 2.0. Vediamo intanto anche l'altro insider, Modern Warzone. La cosa ancora più triste è che ora Infinity Ward sta ascoltando ed apportando i cambiamenti che chiedevamo da prima del lancio di Warzone 2.0. È così frustrante vederlo accadere ogni anno perché sanno di possedere il mercato. Ora che la concorrenza sta sorgendo e quindi si riferisce anche lui in questo caso a Fortnite Creative 2.0 e CS2, guardali come danno il via all'iperguida per aggiustare il gioco, quindi una corsa contro il tempo. È ridicolo che la merda debba toccare il fondo affinché il gioco migliori ogni volta invece di apportare miglioramenti man mano che procediamo. Dichiarazione esatta, perché comunque, come abbiamo visto, abbiamo anche analizzato dei numeri non ufficiali dove appunto sembrava che appunto Warzone aveva perso tantissimi giocatori nonostante è riuscito il 2.0 e quindi poi una corsa contro il tempo a reintrodurre tantissime funzionalità che erano state apprezzate su Warzone 1 e che erano state rimosse su Warzone 2. Vedete ad esempio il loot, vedete ad esempio il sistema e tutta la questione del placcaggio, diverse cose relativa al movement. Quindi un sacco di critiche, ragazzi, sono arrivati dopo due questi importanti annunci dove stanno dicendo che se Warzone non si dà una svegliata, anche se la sta dando adesso che siamo in vista della Season 3 e arriveranno le ranked, e ho molta paura delle ranked su Warzone 2.0 con la questione dei cheater e dell'ottimizzazione dei server, quindi ho veramente tanta paura. Speriamo bene. Comunque, ragazzi, la community sta veramente con il coltello fra i denti perché è infervolata verso Infinity Ward e appunto Warzone 2. Fatemi sapere la vostra, che cosa ne pensate appunto della situazione attuale di Warzone 2, che cosa ne pensate invece della concorrenza che continua a fare annunci su annunci e a sicuramente a portare utenza appunto nelle loro cascine, togliendola molto probabilmente nuovamente ancora a Warzone 2. I tempi belli di Warzone 1 sembrano sempre di più lontani. Noi ci vediamo in questo caso ad un prossimo video.